a dimostrazione del fatto che il mercato ci sta dando indicazioni diverse, c'è questo. Adesso apparirà subito il nostro focus, eccolo qui. Parliamo del FTSE MIB e ci chiediamo se reggerà il mega supporto in area 21.000 punti. Perché dico ci dà indicazioni diverse? Perché non troppo tempo fa, forse quanto, 3 settimane fa, Pietro, io e te parlavamo invece di un altro supporto, quello di 25.000 punti, cioè di Assolutamente sì. un'area. Ecco, questo appunto partirei da qui per capire come rapportarsi al mercato, proprio per la diversità di spunti che ci sta dando. Beh, innanzitutto è opportuno allorquando si ascoltano o si leggono degli articoli non limitarsi al titolo, no? Perché noi abbiamo la completezza del ragionamento, quindi anche quando qualche settimana fa avevamo ipotizzato un allungo verso zona 25.000, subordinavamo questa possibilità a una chiusura sopra l'area 24.800 che non è mai avvenuta, quindi diamo sempre, o cerchiamo, almeno io cerco sempre di fare dei riferimenti pratici, operativi di qualità. Idem dicasi per oggi, è abbastanza evidente, vado a condividere anche il mio grafico, Sì. che il mercato stia ritrovando delle aree di prezzo particolarmente significative. È un livello che aspettavamo, tu sei testimone in tal senso, mi hai chiesto il focus ieri, quindi non è che io potessi prevedere che oggi sarebbe stato fatto 21.000, ma diciamo così me lo aspettavo. E io ho palesato subito il conflitto di interessi, in questo caso, altro che disclaimer, io ho comprato area 21.000, quindi sono un po' di parte nel mio ragionamento. Ma quello che osservavo da buon analista grafico è semplicemente la validità teorica di questa grande area statica. Ci abbiamo lavorato nel luglio del 2021, ci siamo ritornati sempre a fine anno 2021, è stato il minimo significativo per alcuni isolato, io invece già ragionavo su questa dinamica del marzo di quest'anno e guarda caso stamattina con un sincronismo perfetto lo centriamo per la quarta volta. Questo è un riferimento cosiddetto di supporto statico, aggiungo a maggiore, come dire, conforto di questa analisi che per me prevede evidentemente un ingresso speculativo al rialzo, certamente non ribassista. Che poi osservando l'intera dinamica rialzo-ribasso che si è sviluppata dopo il Covid, beh, il livello attuale, che peraltro è lo stesso livello anche di marzo, è esattamente il 50% dell'intero movimento di recupero post-pandemia. Quindi in quest'area di prezzo, a mio parere, poi si possono avere visioni alternative, ci si può arrivare per altre chiaramente dinamiche, ma in quest'area di prezzo c'è una concentrazione di buone motivazioni per ipotizzare che possa esserci una pausa. Vale anche, e direi doverosamente, il ragionamento contrario, cioè per me questa è davvero un'ultima chiamata su Milano. Se Milano non regge un'area supportiva di questa qualità, beh, evidentemente il disegno ribassista sarà anche molto profondo e molto violento. E voi direte, ma come? Ancora? Si scende ancora? Beh, io non ragiono di pancia, ragiono da analista tecnico, ho un bel supporto statico, come vi ho appena detto, lo compro. Qualora reggesse, ipotizzo che possa spingersi poi addirittura verso la successiva resistenza, ma è altresì vero che il mio schema di lavoro è molto semplice, se il supporto non regge diventa resistenza e vado short. Questo ci tengo a definirlo perché giustamente nell'introdurre questo argomento hai anche accennato a una precedente valutazione e ritengo di aver sempre espresso i livelli in questi termini, quindi indicando fino a quando è valido un certo ragionamento e soprattutto. E quindi in questo caso parliamo di stop a questa ipotesi, allorquando vengono meno. Per quanto mi riguarda, se Milano chiude la settimana sotto 21.000, è colpita e affondata di nuovo e bisogna ritornare a ragionare in maniera molto ribassista. Esatto, Pietro, guarda, ti aggiungo anche così puoi aggiungere qualcos'altro se ritieni. L'analisi che vediamo oggi sul nostro sito Trend Online, ecco dove, fin dove può calare. Appunto, si parla proprio di FTSE MIB, come si fa sempre. Il FTSE MIB è atteso sui minimi dell'anno, rotti i quali continuerà a scivolare verso il basso. Quindi qui si dà. Non per scontato, però si pensa che se raggiungerà questi minimi dell'anno, poi la discesa sarà inevitabile. Assolutamente sì, davvero questa, per quanto riguarda Milano, direi in particolare Milano, a differenza di altri mercati, questa è già una chiamata importante, veramente l'ultima chiamata che un operatore su Milano può sperare, come dire, abbia successo in dinamica rialzista.
Non mi aspetto un gigantesco rimbalzo, lo dico subito, il tono e il sentiment generale del mercato, come detto in apertura, è a vocazione ribassista. Però i mercati nella storia ci hanno insegnato che sono oscillatori, no? Quindi giù, poi si rimbalza, si ritorna giù e teoricamente ci potrebbe stare anche un bel recupero abbastanza consistente. Sarebbe un po' strano considerato il clima estivo, ma di fatto diciamo che io qui compro, ma sicuramente ritengo folle vendere. Qui non si vende, se si fa qualcosa si compra, altrimenti si sta fermi. Una delle operazioni che ho abbinato all'ingresso sull'indice, la dico sempre così completiamo il ragionamento degli interessi, ve la chiamo subito, in abbinamento all'acquisto indice ho comprato Intesa San Paolo. Per motivazioni molto simili a quelle che ho appena descritto, Intesa San Paolo, grazie alla debolezza di oggi, è arrivata con estrema precisione su un'area di supporto dinamico molto ben lavorata, è già la terza volta che ci lavoriamo. Volendo comprare un'azione su Milano, ho comprato con lo stesso ragionamento un titolo che ha un rischio rendimento favorevole, stop molto stretto, se poi funziona ne riparleremo in qualche prossima puntata. Ecco, il mio posizionamento su Milano per ora è stato comprare indice e comprare Intesa San Paolo pochi minuti fa prima dell'inizio della trasmissione. Ok Pietro, ancora un istante una cosa, ragioniamo insieme sul discorso del minimo del FTSE MIB, perché lo voglio mettere in relazione anche a un altro aspetto. Abbiamo detto in questo momento il FTSE MIB è ancora sopra ai minimi di marzo e poi vabbè, stiamo a vedere se andrà sotto e quindi cosa succederà se dovesse scendere nuovamente. La stessa cosa anche per il DAX in questo momento? Dicevo poc'anzi che Milano mi sembra graficamente molto più precisa, nel senso che l'idea di comprare mercati oggi non mi viene da un'idea globale, cioè non compro mercati perché intravedo uno scenario risk-on, perché non c'è, siamo in pieno risk-off. Su Milano è, come dire, una puntata specifica basata sulla sua configurazione tecnica. Francoforte, ahimè, non mi appare parimenti precisa, sto cercando, come vedete, di derivare delle logiche di intervento, ma le ritengo sicuramente meno valide graficamente parlando di quelle di Milano. Quindi se oggi dovessi scegliere un mercato azionario da comprare, ipotizzando che possa anche overperformare, sul medio brevissimo Milano mi regala una bella configurazione tecnica. D'accordo Pietro, ottimo, grazie per questo aggiornamento, il nostro focus settimanale con Pietro Pacello, che poi ritroverete sul nostro canale YouTube.